Adesso abbiamo due relazioni che abbiamo appunto richiesto in modo specifico. Una del nostro Luigi Berlinguer, che io non credo che abbia bisogno di presentazioni, perché devo dire che, stavo facendo i conti, Luigi, sono 20 anni che immancabilmente, in modo costante, parte la collaborazione, ma che lui è presente ai nostri importanti convegni. Quindi 20 anni, giusto per dire che insomma un po' di acqua sotto i ponti è passata. Che appunto il tema che abbiamo detto, poi dopo lui spazierà come riterrà più opportuno, è uno dei punti su cui, diciamo, c'è un costante intervento suo di contributo, che è la scuola aperta al territorio, cioè la scuola aperta sostanzialmente, che secondo noi è un punto importante di risposta a tutta la problematica che stiamo trattando. E l'altro contributo è di Umberto Margiotta, che abbiamo immaginato potesse farci vedere un altro punto, che è quello all'interno del curriculum, come si può, lavorando all'interno del curriculum, appunto, fornire competenze e capacità che siano al contrasto della dispersione. Quindi sono questi due contributi, poi dopo c'è l'intervento di chiusura di Beppe Bagni e poi c'è il buffet che offriamo noi qui, quindi non andate in giro, perché abbiamo pensato anche di darvi delle sostanze per la tenuta dei neuroni, ovviamente, rispetto ai lavori. Prima di dare la parola a Luigi, però, volevo anche ringraziare il Comune di Milano, in particolare l'assessorato all'istruzione, educazione del Comune di Milano, che sul terreno della dispersione ha molto investito in questi anni, dove anche il CIDI ha partecipato dentro alcuni progetti di contrasto alla dispersione scolastica. Quindi volevo ringraziare l'assessorato all'istruzione e all'educazione, ed è qui presente nella veste della dottoressa Banfi del Comune di Milano. Quindi il Comune di Milano è molto attivo su questo terreno e quindi questo ci fa ovviamente un immenso piacere. Luigi, a te la parola. Grazie, grazie. Si fanno continuamente iniziative sulla scuola, assemblee. Io parto subito da questa considerazione, che come del resto era prevedibile, ma che non è sempre il dato caratterizzante di tutte queste iniziative, e cioè che generalmente tutte le cose che sono state dette finora sono un contributo, almeno per chi come me non da 20 anni, da 20 anni, da quando esiste Walter, ma io me ne occupo da 40 anni perché appunto ce n'ho qualcuno più di lui. E anche prima volevo dirvi, non mi sono annoiato, questa è una cosa strana, di occuparmi di... Si sente? Non mi sono annoiato a occuparmi di cultura scolastica, però insomma è una costante. Invece molte volte in queste nostre riunioni si sentono anche delle facezie, vuol dire non sempre questo è il livello. E i contributi che sono stati dati derivano dall'impostazione che noi intanto presentiamo a un'audience così qualificata di operatori nel mondo educativo ai livelli più responsabili e quindi di professionisti, di esperti, una tematica da angolature diverse, cioè da come si vede la scuola dal punto di vista di chi la consuma e la utilizza nella vita professionale dei ragazzi che diventano professionisti, che diventano operatori della società. E quindi non soltanto dal punto di vista dello svolgimento delle lezioni, di ciò che avviene nell'orario scolastico e di problematiche tutte emergenti anch'esse, come dire, dello
dello statuto del docente, diciamo così, e delle sue problematiche stesse, ma di quello a cui serve la scuola, per cui si fa, e che cosa si deve correggere perché non sempre si risponde o non si risponde alla domanda sociale di istruzione. E siccome ho visto che si è spaziato nel Novecento, che si è guardato un po' indietro, forse l'espansione dell'attenzione pubblica alla scuola, degli investimenti che ha portato, del numero degli studenti e del numero dei docenti, è cambiata nel corso di un secolo, radicalmente. E questo non può non influire sulla natura dell'attività scolastica. Quando io sono andato al ginnasio e poi al liceo, quindi sono uscito dalla scuola media, secolo scorso, non mi ricordo se uno o due secoli scorsi, però insomma molto indietro, no? Io ho perso la metà dei miei compagni di scuola, che non hanno continuato. E questo fatto della espansione scolastica, della generalizzazione dell'attività scolastica, di quello che oggi è stabilito dalle nostre norme, non ancora dalla pratica, però è stabilito e sarà un punto d'arrivo, cioè che a scuola vanno tutti e vanno tutti fino al compimento del periodo di secondaria superiore, non soltanto fino alla media. Prima di tutto fa sparire il concetto di obbligo scolastico, al quale io non sono più affezionato. È vero che noi l'abbiamo fatto aggiungendo due anni, eccetera, ma sono piccole cose. Perché la Costituzione è vecchia. Io so che in questa visione coranica della Costituzione bisogna stare attenti a non parlarne male, perché si pigliano delle botte micidiali, ma qualche bischerata, 100 anni fa, quasi 100, insomma, non sono 100, ma i costituenti l'hanno fatta, tant'è vero che le donne hanno cambiato l'articolo sulle donne, il 51, perché i costituenti erano antifemministi notoriamente. E così ci sono anche, per esempio, solo i capaci e meritevoli sono destinatari di un diritto all'istruzione. La parola diritto all'istruzione non compare, compare una serie di norme a questo proposito, mentre compare il diritto alla salute, e compaiono alcuni diritti soggettivi forti in questa Costituzione cosiddetta bellissima. Però in campo educativo la nostra è una Costituzione vecchia. La prima cosa da dire è che non è più fondata sul lavoro la Repubblica, ma è fondata sull'intreccio fra lavoro e istruzione e sapere, perché il lavoro brutto, fisico, la cosiddetta classe operaia, come la si pensava 100 anni fa, non è, o 200 perché nasce dall'Ottocento, non è proprio così un simbolo della nostra esistenza, i progressisti. Perché il rapporto fra lavoro e istruzione oggi è il rapporto nuovo, è l'intreccio che l'istruzione produce con il sapere, meglio, produce col lavoro. Questo cambia l'ottica anche di tutta la politica scolastica, perché cambia la possibilità di un risultato sociale di questo investimento, socialmente ed economicamente molto rilevante, come è stato del resto dimostrato anche da Daniele. E quindi l'approccio deve avere questa caratterizzazione. Allora io mi permetto di fare un'osservazione all'impianto. Io so che non è cauto se io faccio un'osservazione a Walter, perché ne conosco la solidità delle sue convinzioni, vero? Per quanto sono 1000 anni che lavoriamo insieme. Per me il problema principale della scuola oggi non è la dispersione, che pure è un problema importantissimo. Non voglio diminuire l'oggetto della vostra attenzione, continuate. Ma il problema della nostra scuola è che essa va cambiata profondamente nel suo impianto educativo, perché la dispersione è un esito del non cambiamento
del suo impianto educativo, essendo diventata la scuola di tutti e per tutti. Allora, devo dire che mi è andata bene, quindi posso andare avanti su questa linea. No, mi incoraggiate moltissimo, perché io ve l'ho detto con cautela, perché andare a dire ma qui dobbiamo forse allargare l'ottica, uno poteva dire cosa si è venuto a fare. L'impianto educativo, noi abbiamo una scuola seria, io ho imparato quasi tutto nella mia vicenda scolastica, non tutto, ma abbiamo una scuola che non tutti i paesi, neanche europei, hanno a livello. Ma è, come tanti diritti in Italia, fortemente formalizzata in questo. E che non ha introdotto quelle elasticità che sono necessarie quando da un'elite, che sono i destinatari dell'intero percorso scolastico, non del primo ciclo ovviamente, si passa alla generalità. Perché non puoi continuare con quel modo in cui io ho fatto il ginnasio, o qualcuno faceva anche l'istituto tecnico, perché ci sono tutti quegli altri che non solo hanno un'origine sociale, quindi una struttura intellettuale, anche intellettuale, di ricchezza intellettuale, come quelli che al mio tempo andavano alle superiori. Non solo questo, ma che la proiezione sociale delle professioni va cambiando. Perché la eccessiva fisicità del lavoro, come è stata eretta giustamente dai nostri padri quando hanno santificato nella Costituzione il simbolo del lavoro, l'Italia è una Repubblica Democratica fatta sul lavoro. Abbiamo avuto sempre più alti tassi di disoccupazione, ma nella Costituzione è scritto così, perché è un simbolo, non è un diritto immediatamente esigibile, non è una norma, tra virgolette, posso dirlo io, giuridica, è una norma di etica giuridica. Il lavoro fonda l'essenza della nostra Repubblica, ma secondo me ciò che la fonda oggi è l'intreccio fra lavoro e sapere, perché ha la stessa importanza il sapere di quanto lo abbia il lavoro, anche se il lavoro ti dà da mangiare, ma oggi il sapere ti dà quel modo di mangiare che è diverso da quello di 100-200 anni fa. E cosa ci porta a dire? Che noi dobbiamo vendere il fatto che il comparto scolastico oggi è determinante per la vita del paese. L'abbiamo sempre detto, la scuola promuove lo sviluppo, la scuola è la luce nostra e delle nostre anime. L'abbiamo sempre vantato e le classi dirigenti non ci hanno creduto e non ci hanno seguito. E l'importanza della scuola nella politica generale è una rogna, è un rompimento di scatole, posso dirlo, è una grana. Oggi arriviamo al punto che non conosco, io non mi ricordo mai il nome del ministro dell'istruzione, perché non so se si scrive con la Z o con la S, insomma, non, lo stimo tantissimo, ecco, però devo dire la rilevanza della scuola, oggi non si sente, mentre è determinante la formazione generale, culturale, professionale, perché l'economia vada come va del resto. Allora noi pesiamo di più, allora vendiamolo questo peso. Intanto la prima cosa è iniziative di questo tipo, Walter, è che noi riusciamo ad arrivare con là dove si può ciò che si vuole, ci può aiutare anche il padre, no? Per dire, signori, deve cambiare il finanziamento, deve cambiare l'attenzione, deve cambiare la normativa, devono cambiare le strutture. Deve cambiare. La prima cosa da esigere è che noi oggi abbiamo il problema che la scuola per tutti e di tutti, che non è più un obbligo come gli 8 anni, perché è tutta tale, anche il lessico dovrebbe cominciare a cambiare, però ha bisogno di una caratterizzazione che non è un ingresso a pascolo brado, e che la qualità è la condizione perché abbia un minimo di efficacia, ma che la qualità non si raggiunge con la bocciatura. Naturalmente io non sono per promuovere tutti, o avere una... non è nel sistema tradizionale della scuola, naturale, giustissimo per secoli, che se tu non raggiungi il tuo risultato
scolastico non prendi l'approvazione, non prendi il 6, vieni bocciato. E quindi lo Stato si libera di un peso che non ce l'ha fatta. Ma noi non possiamo essere una scuola che si libera senza voler regalare nulla a nessuno. Perché qualcuno dice che noi che siamo progressisti vogliamo promuovere tutti. Questo sarebbe il più grave danno che si possa fare alla gente più debole. Quindi non accetto, se mi viene detto questo rispondo con male parole. Noi vogliamo una scuola, diciamo, severa, come la vogliamo chiamare? Cioè seria, più che altro. Però l'esistenza di una generalizzazione va accompagnata con un sistema di qualità. E allora entra dentro la dispersione. Ma dobbiamo considerare la dispersione come un effetto negativo di una parte dei difetti di una scuola che non si è ancora rinnovata, e non sembra si possa rinnovare presto, complessivamente nella sua natura. Quindi il discorso è un discorso generale sulla natura dell'educazione nella scuola per tutti. E quindi la patologia della dispersione sta in quello. Cioè la disuguaglianza, che è un fatto di iniquità, non è il frutto di alcuni difetti che producono dispersione, ma insita in quel tipo di sistema che abbiamo ereditato quando la scuola non era la scuola per tutti. E quindi l'esigenza di un cambiamento profondo del sistema. L'apertura, adesso lasciate, io ho dei pallini, quindi ho diritto per questi pallini almeno a menzionarli. L'aver escluso, per esempio, la considerazione che l'arte è cultura, perché in Italia è stato qualcuno che ha detto l'arte non è cultura, poi si è salvato in corner dicendo cultura educativa, ma non importa niente che tu dici cultura educativa, come fa a affermare che l'arte non è cultura? In questo paese sono stati esclusi queste discipline perché queste discipline aprivano socialmente la scuola. Adesione di nuovi iscritti che nella scuola puramente logocentrica forse non si trovavano. Ed è la scuola soltanto logocentrica che è una delle cause della dispersione. Perché il modo in cui l'essere umano partecipa del sapere è tale se tu partecipi con tutti i lobi cerebrali, con tutto l'impianto cerebrale, con tutto il tuo essere umano sapiente, homo sapiens. Che deve saper parlare e cantare, saper leggere e suonare, perché se non gli manca una parte essenziale della sua formazione culturale, della sua spinta, eppure l'adesione di altri che nella scuola solo logica trovano difficoltà a seguirla, come dire, nel suo straordinario, intelligente arzigogolo mentale, fino in fondo, e che le conoscenze sono soltanto conoscenze di un cognitivismo esasperato. Tutto questo io lo ripropongo come una tematica che ci porta a toccare l'importanza della dispersione e il modo in cui se ne esce. Non dobbiamo avere una politica assistenziale nella scuola. Perché noi? Perché le persone come me che si credono progressiste, la prima cosa che abbiamo è il buon cuore nei confronti dei deboli, di quelli che sono meno bravi. La scuola non è solo per i deboli, è per tutti. E così si rafforza la condizione del debole, trasformandolo in non debole. E se è buona per il suo sistema, con tutti questi arricchimenti, riduce una parte delle cause fondamentali della dispersione. Quindi il cambiamento deve essere tutto. Ed è una scuola, se si vuole superare una parte della dispersione, nella quale oltre a leggere, a scrivere e a studiare, si deve poter conversare. Perché noi abbiamo una scuola dove i ragazzi o i docenti entrambi non conversano. Cosa vuol dire che non conversano? Che non si atta uno scambio di opinioni, che è il modo vero di validare la conoscenza. Perché la conoscenza si valida prima di tutto studiando e poi confrontando ed esprimendo se stesso in quel confronto. E la scuola non è il luogo del confronto. E questo, per esempio, è un'altra delle vecchiezze. Perché se tu allarghi questo momento, recuperi difficili disponibilità, ostacoli e sensibilità.
La scuola non può chiudere alle 2 e non può ridursi a prim'ora, seconda ora, terza ora e quarta ora, cioè ad una serie di lezioni disciplinaristiche non comunicanti fra loro, che quindi non porta alla ricomposizione unitaria del sapere, che è la base universalistica del sapere e della cultura, e che ha bisogno, perché sia tale, anche del momento del confronto. Quindi la scuola, non per fare lezioni ogni minuto, ma deve durare fino a pomeriggio avanzato. Sarà volontaria, non so, coattiva, troveremo le mille cose in cui si disciplina questo. Ma quell'idea di scuola che noi abbiamo è che è data da sempre, e che nonostante il fatto che si è fatta l'Unità d'Italia, che sono state fatte delle innovazioni, eccetera, eccetera, che ha maturato l'idea della scuola per tutti, e quindi di un diritto soggettivo all'istruzione, non di un diritto e basta, quello che i giuristi chiamano di un diritto soggettivo che vale 2, non uno soltanto, perché è ineludibile. Ebbene, è una scuola in cui c'è una distensio temporis che consente un inizio di assimilazione di ciò che viene prospettato cognitivamente. E questo avviene non solo studiando, certamente, ma anche, io dico, conversando, confrontando negli spazi temporali e fisici a questo. E quindi il rapporto col territorio è anche questo. Una scuola aperta tutto il giorno, come io ho scritto una volta, tutto l'anno e tutta la vita, perché poi noi siamo il paese in cui l'età adulta, in cui ci sono due cicli nella vita dell'essere umano. L'età prima, dove si studia soltanto. E poi c'è l'età adulta, dove si lavora soltanto. Perché il sostegno al lavoro, che è indispensabile, che è quello del sapere, dell'articolazione del sapere, della proiezione professionale del sapere. Non è una bestemmia la proiezione professionale del sapere. È una concretizzazione, un luogo dove tutti devono poter lavorare, oltre che, e quindi studiare. Ebbene, questa società diversa, che non è assimilata dalla scuola solo di prima ora, seconda ora, terza ora, fino alle 2, formalmente, perché poi è chiaro che si vanno allargando le cose, non ditemi, no, ti smentisco perché io ci vado al pomeriggio, sì, però la funzione è soltanto in qualche modo di sostegno, ma non è una funzione strutturale della scuola, dove si creano le condizioni del confronto, che è così altrettanto importante di quello di distribuire, trasmettere conoscenze e di acquisirle attraverso lo studio. E allora, ora, qui c'è un progetto, chapeau, 9 regioni, 9 reti, 70 partners, 45 istituti, 17 provvedimenti. La vocazione di Walter è sempre stata quella di essere lui un ministero, perché questo lo fa un ministero. Una cosa di questo tipo la fa un ministero, non lo fa mai un povero CIDI. È vero che lui ha trasformato il CIDI in un paraministero, perché esiste soltanto a Milano, perché c'è lui, nel resto d'Italia non esiste più, con grande mio dolore, ma questa è una delle cose che dimostra chi è. Perciò lui, io gli sono così affezionato, perché lui va diritto, come dico, Toscana. Allora, questa è una cosa potente, ma secondo me è questo ciò che, non solo gli strumenti funzionali specifici contro la dispersione, ma l'inserimento dei medesimi nella creazione delle condizioni di un profondo cambiamento sistemico, voi l'avete già detto 2 o 3 volte, avete usato anche questo termine, sistemico nella scuola, può portare a questo. E anche il richiamare il terzo settore. Tu chiami i comuni, chiami le entità culturali, strutturali, che però possono anche fare cultura dentro, se tu prospetti questo modo di presentarsi della scuola come qualcosa che vuole essere socialmente efficace, non solo cognitivamente efficace, le due cose insieme, e quindi mi ha anche sedotto l'idea che poi l'ultima seduta si farà nel Qatar, se ho capito bene, no? Perché questa visione espansivo-imperialistica di Walter arriva anche al terzo mondo. È carina, insomma, devo dire, ve lo dovevo dire, perché quando l'ha detto io bollivo, dicevo, ma
se ci portano in Qatar, sono sicuro che verrete tutti, insomma, deve prendere una nave, non un pullman, eccetera. Comunque questo l'abbiamo detto perché allora sono d'accordo con l'esplicitazione delle misure specifiche e non ve le richiamo, perché hanno bisogno di atti strutturati, precisi, che recuperano una serie di ritardi e di difficoltà. A me premeva tenere insieme il modello complessivo di questo. Però noi abbiamo bisogno, lo voglio dire con convinzione, di una rivoluzione scolastica, perché noi abbiamo cambiato tante cose, ma l'andamento, prima ora, seconda ora, infatti qual è la scuola che ha avuto un minimo di successo maggiore anche fuori d'Italia? È la primaria, perché la partizione disciplinare là non c'è, poveri maestri, gli fanno studiare tutto, eccetera, eccetera, ma la ricomposizione unitaria è nella persona stessa, prima di uno, ora di uno o due docenti. È normale che sia così, non è solo in Italia così, però noi dobbiamo ridurre l'eccesso di frazionamento che l'iperdisciplinarismo crea nella secondaria, perché ogni docente in regno suo est imperator, nella sua materia, come diceva il diritto romano, nella sua materia è lui, non è che il matematico mette il naso nel professore di filosofia o viceversa, insomma. Mentre noi questo bisogno di riuscire a dare momenti di ricomposizione unitaria, se vogliamo avere il risultato che è insito in questo potenziale straordinario che c'è già nella scuola, dobbiamo prenderlo. Io capisco che tutta la nostra iniziativa sia mossa dal fatto, ho terminato, dei 3 milioni di abbandoni, di questo problema dell'abbandono, non è che lo voglio sottovalutare, come neanche quello della dispersione. Non partirei da lì, perché se no noi appariamo quello che siamo, un po' elemosinieri. Ma insomma, poveracci quelli, perché devono andare male? Mentre sono tranquillo perché gli altri vanno bene. Non è così, perché persino per le eccellenze questa scuola non è remunerativa a sufficienza. E che prevedendo un modo di cambiamento dell'impianto educativo, che è incentrato essenzialmente sulla lezione, e che invece deve avere anche delle componenti di protagonismo discente, dell'apprendimento, è il punto da battere. Noi abbiamo voluto inventare questa storia che c'è la centralità dell'apprendimento. E per un certo periodo di tempo mi sono continuato a dire, ma io lo so cosa vuol dire la centralità dell'apprendimento, vi confesso che ancora completamente non lo so, eppure lo dico da tutte le parti, eccetera, come fanno quelli che vanno a parlare, con qualche capacità anche di manipolare, no? La centralità dell'apprendimento cosa vuol dire? Prima di tutto non è stato oggetto, come il docere, di larghi studi filosofici o teorici, anche del mondo della pedagogia, che cosa è l'apprendimento. Io vi faccio un esempio, una battuta e poi termino. L'altro giorno, io ho una nipotina di 3 anni, si vede, no? Comunque, nonno, ma tu ne convieni? Io ho riso per tutta la mattinata. Figlia mia, dico, ma tu cosa mi vuoi dire? Cosa mi vuoi dire? Sì, sono d'accordo con te, ma cosa vuol dire ne convieni? Il bambino a 3 anni dice ne conviene. Il bambino a 3 anni usa il congiuntivo, che voi sapete che per un letterato uno che usa il congiuntivo è un essere superiore, sicuramente non è sicuramente un negro nel cuore dell'intelligenza, vero? Il bambino parla bene senza studiare la grammatica e la sintassi. Se poi crescendo non la studia, fallisce. Quindi guai a chi non studierà, ma non prima di parlare. Mi hanno voluto, come propugnatore di un po' di musica nella scuola, dire che prima si fa il solfeggio e poi si suona, come hanno fatto fare a me 70 anni fa. 70 anni fa, io avevo 12-13 anni, studiavo.
sì, io ho anche il diploma, se vuoi, conseguito 70 anni, no, 65 anni fa, e poi l'ho messo da parte. Però il solfeggio si impara dopo, prima si suona. Questo rivoluziona la cultura educativa del nostro paese, che prevede prima una preparazione grammatica e poi entrare in medias res. No, bisogna che l'esperienza precede la dottrina. Ma questi sono principi scientifici della pedagogia. Dove sta la Milena? Perché è stata bravissima. Tiriamole dentro queste cose. Cambiamo l'impostazione. È vero che sono 100 anni che siamo gentiliani e non ce lo tocca nessuno. Però uno come Gentile, che ha inventato il liceo classico, un cretino non doveva essere, lasciatemelo dire. Era anche meglio di Croce, ma non voglio entrare adesso nella storia della filosofia, perché era uno che pensava, poveraccio, poi aveva fatto delle scelte sbagliate e le ha pagate. Però aveva creato una cosa, il cui principio era, prima di tutto, imparare, diciamo così, la logica e non contaminarsi con l'esperienza. Era una linea politica che non possiamo condividere, ma ci aveva un'espressione che permane nella cultura neoidealistica di filosofia politica e filosofia culturale del nostro paese, ed è lì che noi dobbiamo cambiare, perché l'esperienza è il prodromo della dottrina temporalmente, poi è chiaro che logicamente tutto si intreccia. Ecco. Quindi fare questo passo significa limitare la dispersione, ve lo dico io, perché la gente che sperimenta entra dentro il sapere, e questo allora non è la lezione il centro della proposta cognitiva, e quindi questo ci porta veramente molto, da tutta un'altra parte e molto lontano. Allora, se noi continuiamo queste iniziative di fronte tra l'altro a un audience di questa stazza, possiamo, non si può fare ovunque, io mi sono abituato, ho detto io, oggi è giovedì o venerdì, ho detto io venerdì vado all'estero, da Roma. Come mai? Sì, devo andare a nord, insomma, a Milano, all'estero, capito? Non è che noi una cosa del genere possiamo fare in tutta la parte d'Italia, ve lo dico senza fare flatterie. Milano è un'altra cosa. C'è una differenza. Ci sono i nordici e i sudici, io sono dei secondi naturalmente, però vi posso assicurare che dobbiamo tentare di allargare questo tipo di partecipazione e di conquistare l'operatore educativo, scolastico, all'idea che ciò che si produce con l'attività scolastica è una forma di cambiamento della società e che la società deve aiutare questo processo, e perciò bisogna conquistarla a stare dalla parte dell'importanza del sapere. E io credo che siamo davanti a questo risultato, perché il principio è: non curiamo la malattia per prima dispersione, prima tuteliamo la salute, così fa un buon medico. Non è che sta a cercare i malati, vabbè, se no non guadagna, però la politica della salute è prima una politica di rafforzamento della salute, cioè del bene, e poi eventualmente le misure specifiche quando c'è la patologia. Ma la patologia viene dopo come attenzione, non trascurabile ma non prioritaria, perché è la fisiologia in cui tu devi investire, cioè le potenzialità. Ecco, questo secondo me è anche, dovrebbe essere la politica scolastica, e abbiamo tutte le condizioni, visto che oggi l'affluenza non arriva al 100%, i dati statistici sono giusti, ci sarà un cammino ancora per riuscire a portare tutti a quel risultato, c'è anche da cambiare l'ordinamento degli studi, e quindi c'è un forte intervento curriculare che va fatto nell'ottica dei nuovi saperi. E però, detto questo, che non era oggetto dell'ordine del giorno, la strada è questa, e vi ringrazio. Grazie.
tutti. Io credo che noi dobbiamo ringraziare infinitamente il nostro Luigi Berlinguer per la lucidità, la capacità di essere un punto di riferimento e di elaborazione per la scuola italiana. Io credo che ogni volta che usciamo, almeno credo di condividere con tutti voi, dopo un incontro come questo, dopo aver ascoltato il suo intervento, siamo tutti maggiormente motivati e arricchiti di una visione, diciamo, più forte del nostro lavoro. Quindi grazie Luigi per quello che stai facendo, che stai dando alla scuola del nostro paese.